possiamo parlare di impresa, mister Porta, perché se guardiamo il primo tempo della tua squadra, chiuso sul 2-0 a favore del Genoa, poi nella ripresa abbiamo visto tutt'altro Verona. Sì, perché allora questa è una squadra, intanto una squadra molto che si entusiasma facilmente, però anche dei momenti di piccole depressioni. L'abbiamo avuto in quei 5 minuti, come ci è capitato spesso, però abbiamo una forza che è quella del gruppo, è quella di sapere che se giochiamo la palla creiamo. E questa è una squadra molto tecnica che poi quando incomincia a giocare può recuperare qualsiasi risultato, come abbiamo recuperato a Napoli, ma anche sabato scorso perdevamo 1-0 a Sassuolo, abbiamo vinto 3-1. Questo ci conforta molto perché rispetto a quello che era il giro di andata e anche l'inizio del ritorno, quando andavamo sotto facevamo molta fatica. Adesso invece andiamo sotto, ma sappiamo che possiamo recuperarlo, per cui la partita è sempre aperta, si gioca, si cerca di giocare. Quindi penso che abbiamo fatto questo passo avanti. È chiaro che dobbiamo sempre migliorare in quei momenti di buio che abbiamo e là dobbiamo cercare di evitarlo. Io direi 3 passi avanti, perché finisse oggi il campionato il Verona sarebbe salvo. Sì, in questo momento siamo salvi, frutto di aver vinto con Lazio, Sassuolo e Genova 9 punti, un punto a Napoli, 10 punti praticamente in 5 partite, insomma sono una media di una squadra di alta classifica. Facendo risultato a Milano ci assicuriamo la salvezza, quindi noi senza guardare gli altri andiamo a Milano per giocarci la nostra partita cercando di prendere il massimo. Ecco. Sappiamo però che ora dipende da noi, questo è importante, perché vincendo comunque siamo salvi indipendentemente da tutti i resti. Ecco, ricordiamolo, mancano solo 90 minuti alla chiusura della stagione regolare, un campionato, quello del Verona, a doppia faccia, perché nella seconda parte di stagione avete avuto qualche intoppo di troppo sul vostro cammino. Sì, diciamo che abbiamo anche sopperito a degli infortuni importanti, perché abbiamo avuto dei momenti dove i giocatori, noi abbiamo avuto Kumbu fuori per tanto tempo, l'infortunio di Corradini che comunque ci fa giocare ancora oggi, fermo restando che Galazzini sta meritando, però essendo un destro adattato a sinistra, quindi abbiamo perso la spinta su quel lato là, e comunque Danzi che ci fa tanto piacere perché rappresenta il massimo del settore giovanile, comunque in prima squadra, e comunque abbiamo trovato un Lucas in crescita per sostituire, insomma tutte queste cose. Adesso la squadra si è adattata, si è ormai consolidata, giochiamo dalla partita con la Lazio con la stessa formazione, e questo è importante. Quando riesci a giocare 4-5 partite con continuità con gli stessi uomini, cominci a vedere dei risultati. Anche perché mister lo sa che le speranze dei tifosi sono riposte solo in voi, perché purtroppo la prima squadra è andata come è andata, l'ultima ancora di salvezza e di felicità per il popolo gialloblu è rappresentato dalla tua primavera. Ma io di questo ne parlavo con il direttore Maggiotto. Noi il primo grosso risultato l'abbiamo avuto con Danzi, che è cresciuto nel Verona, indipendentemente i meriti sicuramente non sono né miei né di Maggiotto né di altri, sono suoi e di tutti quelli che l'hanno accompagnato. Quindi il nostro grande dato di fatto è questo, e magari che ne debuttasse anche qualcuno saremmo ancora più contenti. Salvarci in Serie A primavera sarebbe il massimo per dare anche una spinta a tutto, diciamo, il movimento del settore giovanile, e questo noi lo sappiamo e faremo proprio di tutto per salvarci. Ultima battuta, bomber tutta, perché insomma è grazie ai suoi gol che state raggiungendo l'obiettivo salvezza, è arrivato a 14. Sì. Ti chiedo mister, secondo te è pronto per la Serie B? Sì, io penso di sì, perché lui è un giocatore, noi giochiamo fino al 99, se lui gira la squadra si esalta, se non gira ci manca, è un giocatore penso pronto per la B, perché lui ha capacità fisiche, tecniche, è uno che fa gol, perché poi l'attaccante si misura dai gol, è tolto Barro, è tolto Massimo un altro attaccante, io non credo che ce ne siano di migliori, io penso che lui sia pronto, se consideriamo la primavera il massimo dell'espressione tecnica di un settore diciamo italiano e del movimento calcistico italiano, io credo che Dupre sia nei primi 2 o 3 attaccanti di questo campionato.